Evita Aronica, attenzione a Zarate che sguscia. L'appoggio centrale per Mauri. Vince un rimpallo e la conclusione in rete. No, Napoli, no! Cosa hai permesso a Mauri, Napoli? Gli hai dato la possibilità di andare dritto e poi vince il rimpallo e con l'esterno sinistro brucia De Santis in uscita. No, Napoli, no, no. 1-0 per la Lazio. Al 28esimo minuto, guardate come Mazzarri è imbestialito. Ragione. Una sola azione d'attacco della Lazio, guardate qui Mauri solissimo lì in mezzo. E poi, come Birilli, supera i calciatori del Napoli. E va con l'esterno sinistro a beffare De Santis nell'angolino basso. Per carità, un colpo d'artista, Mauri è bravo, è anche un nazionale però. Non possiamo permettere tutto questo alla Rido. Napoli che rientra adesso nei pressi all'interno dell'area di rigore. Si prepara Garrido. Attenzione. No, Napoli, no. Hai fatto segnare addirittura Diaz. Addirittura Diaz hai fatto segnare. Ma là in mezzo con la difesa schierata, ancora una volta. Ci lasciamo infiocchettare dagli avversari. No, Napoli, no. Io capisco tutto, però permettere alla Lazio di segnare così ancora una volta mi sembra un tantino troppo, Raddoppio della Lazio all'undicesimo del secondo tempo con questo intervento volante di Diaz. Voglio capire chi è che l'ha mollato. Campagnaro. O Cannavaro, uno dei due. Ma no. C'è la Campagnaro su di lui. Ma non si marca mai da dietro, mai lasciargli il tocco all'avversario. C'è un cambio intanto. I calciatori non sanno far altro che buttar giù quelli più forti. Bisogna fargli cambiare metodo. Guarda qui, dritto sulle gambe. E il giallo che non c'è. Calcio di punizione per il Napoli. Sulla palla c'è Lavezzi. Ma non in gabbia. Mazzarri in panchina. Deve trovare subito un gol adesso. Lavezzi a spiovere in aria di testa ed è rete! Si gonfia la rete! Sì! Va bene! Ci piace la tua rabbia! La rabbia del colosso di Lodi che rimette il Napoli in carreggiata con questo colpo di testa del nostro colosso di Lodi. Sì, vai a ringhiare, faglielo capire ai tuoi compagni di squadra. Si fa così, spunta le spalle di tutti e con il colpo di testa rimette il Napoli in partita. Napoli 1, Lazio 2. Siamo al minuto 15 del secondo tempo, ha segnato il colosso di Lodi, Andrea D'Ossena. Avanti Napoli, avanti. La palla c'è il Poggio. Assorto come nei momenti migliori. Vogliamo il branco di Cannibale, il traversone, in area di rigore. Ancora un colpo di testa, sotto porta, su tanto la rete! Si gonfia la rete! Cavani! Per tutta la vita Cavani! Ha segnato subito, ha riportato il Napoli in parità! Appena un minuto dopo, al 16° del secondo tempo, il Napoli immediatamente ribalta il risultato con Cavani! Che talento che Cavani! Napoli 2, Lazio 2, che talento che Cavani! Hai conservato questo colpo per il primo vagito di Bautista, dedicato tutto a lui, il gol di Cavani, eccolo qui! Rimette in mezzo Maggio e Cavani solo davanti alla porta, gonfia la rete e segna il 23° gol con la maglia del Napoli! Sei della storia Matador, adesso sei della storia! Hai superato anche Vojak e adesso sei il cannoniere più prolifico di questa squadra e dovrai esserlo a lungo. Napoli 2, Lazio 2 e non è finita qui. Il Napoli deve prendere sempre due schiaffi, ritrovarsi e soprattutto di capire che la Lazio non è assolutamente morta. Zarate, uno contro uno con Cannavaro, ancora Zarate, ma no! Autogol! Ma perché?
che hai combinato! Che hai combinato! Che hai combinato, Aronico! Mamma mia, ma perché? Ma perché così avventati sul pallone? Perché? Partita del demonio questa. Partita del demonio. Guardate qui, la smanacciata e poi Aronico. E per carità, si è ritrovato il pallone sul sinistro, sul destro, o sul sinistro, com'è? E non è riuscito a metterlo in calcio d'angolo. Mannaggia. Tutto da rifare. Minuto 23. Nel secondo tempo autogol di Aronica, clamoroso. Dopo la traversa colpita in pieno da Brocchi, e chissà che il pallone sia il nostro giustiziere divino, il messia in terra, stai tranquillo. Non sentirti il peso di quello che stai per fare adesso sulle spalle. Stai tranquillo. Tutto pronto. Parte Cavani, il destro della rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Cavani! 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 Il matador Cavani! Che talento! Che talento! Implacabile! Non sbagli mai nulla! La tua spada è sempre infilata nel garrese dell'avversario! Anche stavolta! La doppietta per il matador Cavani! E sono 24! Napoli 3, Lazio 3! Andiamo a giocarcela fino alla fine! Andiamo a giocarcela fino alla fine! Il matador Cavani ha permesso al Napoli di pareggiare al minuto 36 del secondo tempo, ancora una doppietta per lui, il nostro grande matador. E adesso sì, venite tutti qui al San Paolo, siamo in 70. Lo recupera De Santis, scattiamo dentro così, veloci, su, avanti Napoli. Di testa Lucarelli, la spizza per Mascara, la mette bene per Cavani, avanti Matador, ed è rete, Napoli, tu veramente ci fai stendere al suolo, Napoli, tu ci mandi al manicomio, Napoli, tu ci porti sempre più in alto, sempre più su, andiamo a scavalcare l'Inter, andiamo a braccare il Milan, andiamo a fare quello che facevamo un tempo, avanti Napoli, tripletta del Matador, tripletta del nostro grande propellente nucleare, guardate lì, guardate gli steward, tutti intorno al Matador Cavani, che è successo, vediamo che è successo, si lamenta Reyes, era scattato in posizione regolare il Matador e ha fissato il gol segnato al Cagliari, con un pallonetto, mamma che emozione! Dio mio, dammi la forza di resistere a tutte queste emozioni. Scatta in posizione regolarissima. Cavani, regolarissima. Che poi con l'esterno destro beffa Muslera. Dio mio, dammi la forza di resistere a tutte queste emozioni che il Napoli mi sta regalando. Come mai nella mia vita? Come mai? Come mai? Espulso Reia. Se ritorna negli spogliatoi. E se ritorna negli spogliatoi è di Reia, che credeva, si era illuso. Era illuso il mondo. Si giocherà fino al 50esimo. No! L'arbitro dice che può bastare. Finisce così l'end match della 31esima giornata con un Napoli di grande sofferenza ma di grande autorità. Una squadra che ha saputo rimontare anche dai suoi errori. Era andato in svantaggio per 2-0 addirittura. Addirittura sul 2-0 ed è finita 4-3. Grande Napoli! Grande Napoli! Napoli vincente! Grande Napoli al secondo posto! Napoli al secondo posto! 2 punti di vantaggio sull'Inter! A 3 di distacco dal Milan! Napoli, Napoli, vai ancora lassù Napoli, c'è il diavolo da inseguire, c'è il diavolo da catturare, non è finita qui, 7 turni al termine, il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto.